Buon pomeriggio, al Ferrante si sfidano FC Matese e Vastese per l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone F. Sette punti che accomunano le due compagini che si sfidano oggi, padrone di casa per confermarsi ed ottenere quello che sarebbe il terzo successo consecutivo. A dirigere la gara il signor Giuseppe Scarpati della sezione di Formia, quadrato dagli assistenti De Santis della sezione di Campobasso, il signor Matteo Gentile della sezione di Isernia, con Salatini inquadrato sul pallone, pronti via, si comincia, inizia a rotolare il pallone, cerca il lancio lungo per Sorrentino che stacca di testa, subito messo in avanti con Sedola, la mette dentro col sinistro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, era uno contro uno di Esposito, salta l'avversario, ancora Esposito, la mette dentro del giudice, prima occasione per Matese, poi finisce a terra un calciatore in maglia bianco-verde, no? Questa azione con la Vastese che si porta in avanti, la palla dentro, ancora prova l'imbucata a cercare Bracaglia che non arriva sul pallone. Saladino, ancora Saladino, supera un avversario, ce l'ha sul mancino, Saladino ribattuto, calcio d'angolo per Saladino, ancora Saladino, punta l'avversario, finisce giù, calcio di punizione. Arriva il fischio del direttore di gara, va Esposito col destro, palo clamoroso. E Ricciardo, ancora col mancino Ricciardo, palla per Sorrentino che stacca! Samuele Sorrentino porta in vantaggio il Matese, svetta più in alto di tutti nell'area di rigore, nella porta difesa del giudice, va col destro a cercare Ricciardo, esce Palombo, ottima la presa, si distende a terra, destra Esposito, ancora Esposito, ne salta 2, 3, poi ancora Esposito si porta in avanti, ha sempre la palla incollata tra i piedi, tunnel per Ricamato che ce l'ha sul destro, ancora Ricamato, Salatino dentro il Sorrentino, nulla di fatto però, lontana la difesa della Vastese e sarà rimessa con le mani, anzi no, perché va in archivio la prima metà di gioco con il Matese che conduce per una rete a zero, decide fin qui Sorrentino. Ben ritrovati, sta per iniziare la seconda frazione di gioco in maglia bianco-verde. Da sinistra verso destra, inizia qui il secondo tempo, sul suo piede forte punta l'avversario, Esposito ancora una volta, entra col mancino, ancora una volta palo, parte il traversone sul secondo palo e c'è questo tentativo, si è imbucato Saladino, ecco perché prende la sfera, entra nel rigore Saladino col mancino, sterza al rimorchio Esposito, 2-0 Matese. Eccola la quinta marcatura per il fantasista con la maglia numero 10 dell'FC Matese. Gira con Gomez che va col mancino a cercare Di Nardo che sfiora di testa, miracolo di Palombo sul secondo palo. Gira la Vastese, recupera palla Esposito, ancora Esposito con lo scavetto, la blocca del giudice, un po' lezioso qui Esposito per la Vastese. È un tiro addirittura. Palombo la blocca senza alcuna difficoltà. Questo corner parla sul secondo palo, arriva la conclusione ancora una volta. Si deve superare Palombo con questo paratone. Poi da terra prova a giocarla ancora una volta. Serie di rimpalli, si gioca in un fazzoletto di campo. Palombo in due tempi. Va Orchi con il destro. Respinge la muraglia matesina. Masi a cercare Napoletano che difetta il primo controllo, poi la recupera, salta secco Montebugnoli, ancora Napoletano con una finta, numero qui di Daniele Napoletano e con una Veronica elude l'avversario, ennesima finta, Napoletano con il destro per Sorrentino che non arriva su questo pallone, dato alla conclusione, arriva ora, non respinge come può del giudice, poi Sacco in due tempi del giudice e termina qui il match, il Matese fa 3 su 3, capitolata anche la Vastese, decidono le reti di Sorrentino e Vittorio Esposito.